Amici sportivi, buonasera, un saluto da parte di Paolo Del Genio, benvenuti all'appuntamento con il Napoli su Telecapri, una situazione particolare, seguiteci, se urliamo non vi preoccupate, non siamo impazziti, se dobbiamo parlare fra di noi ad alta voce, se no non riusciamo a sentirci perché c'è la musica a tutto volume della serata organizzata qui in piazza Madonna, qui della Madonna della Pace a Di Mare, quindi musica a tutto volume. Ecco, in questo momento è finita una canzone, possiamo parlare più tranquillamente. Vi presento, approfitto per presentarvi chi è con noi in trasmissione. Pier Paolo Matrone e Claudia Vivenzio, come sempre, ciao. Buonasera a tutti, buonasera a tutti. E Alessio Giunta, che è il portiere, che ieri è stato uno dei migliori in campo, cioè il migliore in campo in assoluto, con grandissime parate, ed è un ragazzo che viene dal vivaio del Napoli, adesso sta giocando qui in eccellenza. Il livello, non lo dico perché ci conosciamo e perché ti abbiamo apprezzato ieri, il livello è superiore, però hai fatto questa scelta oramai di giocare nella tua terra. Esattamente, ho fatto questa scelta dettata da varie situazioni e sono soddisfatto, devo dire, della mia scelta, anche se rimpiango un pochettino quello che è il mondo del calcio, sicuramente, perché è un bel palcoscenico, è una cosa che sicuramente ogni bambino sogna. E lo sport è un lavoro che ogni bambino sogna e devo dire che sono con Napoli chiavi di come allenatore. Allora, ho avuto principalmente Saurini, da Paolo Saurini in primavera, perché sono quasi sempre stato con loro nell'arco dei 4 anni. Saurini andava bene quegli anni di la primavera, era... Esattamente, sì, poi erano anni in cui c'erano giocatori importanti come Tutino, come Roberto Insigne, c'era Sebastiano Ruperto. L'anno della finale di Coppa Italia con la Juventus, c'eri? Esattamente, sì. Semifinale, finale purtroppo persa con la Juve. Che... Dopo il pareggio a Torino, a Napoli. Assolutamente sì, ho un ricordo bellissimo della finale, soprattutto a San Paolo, perché mi hanno portato con loro a fare il riscaldamento. Entrando in campo con 15.000 spettatori, devo dire che l'emozione è stata tantissima e penso che non la dimenticherò mai. Andiamo a vedere la partita di ieri, le due parate, Alessio. Mandiamo gli highlights dalla regia con le parate di Alessio ieri in questa sfida, dove chiaramente c'era davanti grandissimi calciatori, però il Napoli ha avuto tante occasioni, però tu hai preso un gol, lo vedremo tra poco, da 2 metri, un altro pure da vicino, quello di Gaetano, il rigore tra l'altro dopo aver fatto una grande parata, la vedremo tra un attimo. Qui descriviamo un po' le azioni, vabbè, qui non eri sulla traiettoria sul tiro di Simeone. Sì, mi viene da dire di sì, poi è sempre da vedere. C'eri, poi altre situazioni di gioco che abbiamo visto ieri, questa è una presa sicura, sul colpo di testa di Lindstrom, se non ho perso male. Esatto. Poi arrivano le parate più importanti, quella su Mazzocchi dovremmo vedere. Ecco, questo è stato bravissimo perché hai dribblato, Simeone ti è arrivato addosso però non ti sei arreso. E hai salvato su Mazzocchi. Poi queste sono le specialità della casa, no? I dribbling. Questa è una bella parata di Mazzocchi, però ti è piaciuto molto perché Simeone si aveva toccato il pallone, però sei rimasto tranquillo. Questa è una bella parata. Il tiro di Mazzocchi era forte, un bel diagonale. Anche questo è passato vicino. Qui sta succedendo di tutto, gente che passa davanti alla telecamera, che urla, la musica di fronte, noi stiamo provando a fare del nostro meglio, urlando il più possibile. Importante però che state vedendo le immagini delle belle parate di Alessio ieri e qui nulla da fare veramente, diagonale, la posizione 2 era corretta, ma diagonale è troppo da fare. Era un tiro molto molto difficile, poi per quanto mi riguarda i giocatori di livello superiore probabilmente avrebbero fatto meglio, sicuramente. Dovevi coprire il palo tuo, il diagonale era secco, Alessio, la storia tua è una storia particolare, eri un talento, eri con Contini anche, no? Ero con Nicky, sì, il mio penultimo anno l'ho
l'ho fatto appunto con Nicky. È stato un anno molto molto importante perché lui, da lui ho imparato veramente tanto. È un anno di differenza, vedi? Esatto, Nicky è 96, io sono 97. Senti, ma tu ora fai l'eccellenza? Sì, ora sono fermo in eccellenza, ho il mio lavoro, abbiamo un albergo, una famigliare, un degli occhi, e dove ammazziamo, tra l'altro, dove alloggia Paolo, e andiamo avanti così, facciamo un mix tra lavoro e campo. Però non ci pensi a tornare, secondo me sei bravo a fare la Serie C. Ormai penso che un giocatore, è vero, ci sono delle situazioni, delle occasioni in cui i giocatori a 27 anni riescono ad infilarsi all'interno del calcio, però penso proprio che sia una rarità, sia un caso veramente solo. Pier Paolo, da quello che abbiamo visto ieri, ma la Serie C sarebbe il minimo, no? Ma minimo. Tra l'altro ieri, ti dico un aneddoto, nei commenti, come sai noi ricevevamo tantissimi commenti, qualcuno non sapeva che tu eri stato nel settore giovanile del Napoli e diceva ma perché al posto di Meret non prendiamo il portiere della Naune? Quindi hai fatto un'ottima impressione anche ai tifosi del Napoli. Claudia, se vuoi intervenire urla, sì, lei che sì, parlando sì. Di Meret, voglio dire. No, sicuramente, sai che a Napoli Meret è sempre molto criticato, quindi diciamo che tu, anzi il portiere in generale a Napoli viene spesso criticato, quindi tu sei stato super apprezzato. Devo dire non solo a Napoli perché vengo criticato anch'io nel mio piccolo, nella mia piccola realtà. E come si fa poi a reagire quando hai tutte queste critiche, no? Cioè il portiere rispetto agli altri calciatori deve avere spalle larghe veramente, oltre che fisicamente anche proprio mentalmente, metaforicamente. Assolutamente sì, è una cosa che poi si impara a gestire, perché dipende anche tanto dal carattere della persona sicuramente, perché la persona fragile magari va un attimo in difficoltà e perde fiducia, perché per noi portieri la fiducia è... Quindi di fatto un fragile non può fare il portiere, possiamo dire. In sintesi sì. Claudia, prendi il microfono, deve fare una domanda a Alessio, perché se stai là è impossibile che ti senti. Coinvolgiamo Claudia, vediamo se riesce a farti sentire. Gli porto il microfono. No, no, tu, urla, urla. No, Ale, innanzitutto complimenti, perché so che ogni anno lui si giustifica, dice spero di fare poche brutte figure, non le hai fatte, ti sei difeso molto bene. Ti chiedo, secondo te chi è stato, cioè, un momento di calma, chi è stato che ti ha messo un po' più di apprensione, che hai visto lì, che poteva farti un po' di paura? Di paura a livello calcistico, di dire devo stare attento perché non c'era Osimhen. Devo dire che mi sarebbe piaciuto sicuramente giocare con Osimhen, purtroppo lui non c'era e probabilmente Spinazzola, devo dire che è stato era in gran molto, forma, molto dinamico, bisognava stare veramente attenti in tutti gli istanti in cui giocava palla, perché accelerava, assolutamente, rientrava, sterzava, era secondo me un giocatore molto molto importante, la sua storia lo dice comunque perché il suo curriculum è molto molto importante e devo dire che sì, probabilmente lui è è un ragazzo che ha fatto anche lui una grande trafila, più piccolo di te ma di pochi anni, con il Napoli, Gaetano. Ieri ha fatto un grande gol perché era difficile anticipare il difensore, il tuo difensore. Sicuramente sì, poi devo dire. Ma che ne pensi come giocatore? Secondo te è pronto oramai per essere giocatore importante del Napoli? Guardando un pochettino. E come lo vedi? Più attaccante o più centrocampista? Io non vedo più un trequartista perché è un giocatore che ha molte idee. Gianluca è un giocatore nella mia testa molto molto forte, io lo conosco già da quando giocava lui negli allievi e poi io ero in primavera e lui era negli allievi e si vedeva che comunque aveva una marcia in più e io lo butterei nella mischia, sono molto sincero, tenterei un po' come all'estero, no? Perché vediamo che all'estero che stai dicendo, vediamo gli Amala adesso dell'Europeo, non hanno timore di metterli in prima squadra e farli giocare per farli crescere. C'è sicuramente il rischio di bruciare un giocatore, no? Siamo però a Cagliari lui ha fatto molto bene quest'anno. Come? A Cagliari ha fatto bene. Sicuramente sì. E come la Cremonese tra l'altro, no? Sì, anche con la promozione. Sì. E quindi sono già due anni che... Visto che stiamo avendo non pochi problemi di audio, perché non andiamo in pubblicità, cerchiamo di trovare un modo, perché molti ci dicono che si sente tantissimo la musica, spieghiamo che siamo in piazza con una musica a 3000. Va bene, pubblicità.
che fa? Voce popolo, voce popolo. Voce nom, voce ami, voce popolo, voce di. Voce nom, voce ami, voce popolo, voce di. Le nuove maglie, quelle che piacciono tanto ai tifosi, e qui accanto a me ce n'è una, ma sarà indossata da Romelu Lukaku? Andiamo a chiederlo direttamente ai tifosi azzurri, va? Speriamo, auguriamoci che andare a settembre, diciamo, nella rendi il presidente faccia degli altri acquisti, diciamo, validi. Forza Napoli! Chiedo scusa perché lei è perfetto con questo cappello, è perfetto. No, ma il cappello, ci piace il cappello. Ah, no? Ci conosciamo, vediamo noi, sì, ci vediamo tutti gli anni. Romelu. E vediamo anche l'ultimo indizio che ormai... Lukaku, non so se ce n'è un altro, io conosco quello. Lukaku. Insigne. Fa piacere. Ha voglia. So che già sta in trattativa che passa a Paris Saint Germain e Gabbio ci danno diciamo Lukaku sì. Romelu no. Romelu Lukaku no. Lukaku tutti e due, tutti. È sempre lo stesso, è il nome e il cognome. Lukaku Romelu no, Lukaku sì, però sei la stessa persona, quindi tutte e due. Ma ne abbiamo uno o due? Uno con un nome, Romelu Lukaku, la stessa persona, no. Quindi va bene? Sì, per me va bene. Forza Napoli. Lukaku. Vediamo che succede. Adesso il mercato in fermento, sarà bello da vedere. Enzo De Stasi. No. Ah no, scusa, il Napoli. Hai visto? Lukaku. Ah vabbè, basta che segni, tutto il resto è relativo. Chiunque sia, basta che segni. Hai comprato la maglietta di Romelu? Romelu Lukaku? E chi è? Non lo conosco. Finché non diventa azzurro non conosco nessun altro giocatore del Napoli, delle altre squadre. Però ancora non l'abbiamo visto. Abbiamo visto Osimhen che ha lasciato il campo. Forse lascia il campo e ci porta un centinaio di milioni, dai. E se è come deve andare, va benissimo. Forza Napoli. Sempre. Forza Napoli. Forza Napoli. Secondo me si può fare questo scambio. Quale? Il Napoli? Sì. No, quale scambio dico? Quello di Osimhen. Sì, mi fa piacere se fanno questo cambio con il presidente. Sta facendo delle belle cose. Noi diamo Osimhen e loro ci danno? Coreano. Coreano. Ci vediamo il coreano. Romelu. E ci piamo pure qualcosa di soldi in modo che. Ci va fatto i bagni. Esatto. Forza? Napoli sempre. Rispondo Lukaku. Com'è? È forte. Siamo a posto, siamo una grande squadra. Ti dico che va via Osimhen con i soldi, prendere Lukaku e Hermoso e chiudere il campionato senza lì. Attenzione, perché una nota trasmissione televisiva nazionale ha le veline, non potevamo esimerci anche noi dall'averle qui a Di Mare. Le veline! Superate! Eccole qua! Tutto a posto? Tutto bene, come andiamo? Tutto bene, abbiamo visto l'allenamento, tutto a posto, veramente. Conti che ragazzi, bello, eh? Lukaku. Ma chiaro. No. È un buon giocatore. Per il gioco di Conte che secondo me è ottimo, perché è uno che protegge palla, fa entrare le due ali o il trequartista, 1-2, scambio, tiro, gol. Cari, al mio tre, insieme. Pronti? Andiamo da Bancarello, si va! 1-2! Forza, vai! Forza Napoli! Sempre! Forza Napoli! Eccoci qua, abbiamo cambiato postazione, non è facilissimo, abbiamo dovuto fare per forza così, perché non si sentiva niente, la musica a tutto volume. Ora siamo qui, ringraziamo tutti gli amici che ci hanno seguito, grazie davvero, e ringraziamo soprattutto Alessio che ci ha aspettato per qualche altro minuto perché avevo...
avevo l'impegno con te di liberarti prima, però volevo velocemente tornare sulle cose che abbiamo detto ieri, grandi parate tue, l'abbiamo detto, la tua storia l'abbiamo raccontata, si è sentita un po' a fatica e la buona impressione che ha avuto ieri del Napoli, di alcuni giocatori, Spinazzola, Ciperlati, Gaetano, che secondo te è pronto. Sintetizza un po' tutto quello che hai detto prima, perché... Allora, prima abbiamo parlato principalmente di Spinazzola, sì, perché è il giocatore che è probabilmente più pericoloso, più dinamico nel Napoli, nella partita di ieri, e abbiamo parlato di Gianluca Gaetano, che è un giocatore altrettanto, naturalmente è più piccolo, quindi dovrà fare ancora il suo percorso, è altrettanto importante, e visti appunto gli spunti e le idee. E, però la domanda principale che ti dobbiamo fare, ti abbiamo fatto per chi non avesse sentito bene prima, i complimenti, perché veramente ieri ha fatto parate eccezionali, anche quella su che dire dopo c'è stato il rigore, quella, forse quella è la più difficile che hai fatto ieri. Probabilmente no, probabilmente la più difficile è stata quella su Mazzocchi, su Mazzocchi, tiro a mezzo al primo tempo. Anche più spettacolare, dai, sì, quindi nel cuore del portiere resta di più. Sì, poi sicuramente anche quella per me rigore. La più difficile invece è quella che hai fatto dopo aver diplato Simeone, che ha tirato Mazzocchi, ma non perché sia una parata spettacolare, l'attenzione non è diminuita. Sì, in quei casi naturalmente ci si accorge che si sbaglia e si dà forse il 110%, esatto, per rimediare all'errore, naturalmente, no? E... prima dicevamo nella spesa giusto di sistemarci, che lui ce l'ha questo vizietto del dribbling. Buono, serve oggi. Mi devo divertire. Sì. Senti, adesso la domanda principale, che tutti i tifosi, sapendo quanto sei un bravo portiere, quanto sei anche un portiere tecnico, quindi conosci bene il ruolo, la domanda principale è una tua valutazione su Meretti innanzitutto. Caprile, continui, no, è un tuo amico, ne hai detto. Sono di parte, sei di parte. Non vale il mio giudizio. Sicuramente Meretti, come abbiamo detto prima, non so se si è sentito, è un portiere che fa parte del gruppo nazionale e quindi non si discute, lui è un gran portiere, l'ho visto poco sul campo perché naturalmente l'anno scorso era qui ma ha fatto 45 minuti in cui non ha toccato palla perché era sempre la stessa amichevole, no? Napoli a Naone, quindi noi facciamo un po' fatica ad approcciarsi, ad attaccare nell'area avversaria. Tant'è vero che io speravo in un calcio d'angolo per vostro, perché sono curioso di vedere come si mette il Napoli, se si mette a zona uomo, non lo so, sì, Conte sì, come sì, si metterà, però dobbiamo aspettare la prossima. Attenderemo. E per quanto riguarda Caprile invece ha una struttura importante e sembra un buon portiere, voglio dire, non lo conosco, sono sincero, non l'ho mai visto giocare, però ha comunque una struttura importante e un'impostazione tecnica molto molto elevata, ecco, sia a livello di parata, perché lo guardavo, studiavo forse, no? nel riscaldamento sono solito fare questa cosa anche quando giochiamo nei nostri campionati, per vedere contro chi sto giocando, per vedere come si muovono, come calciano e tutti questi dettagli qui. Perché senti, ma questo fatto di uscire da dietro, ho visto che a te piace iniziare a giocare. Sì, allora, è una cosa che ha impostato il nostro mister l'anno scorso, Cipriano Morano, napoletano anche lui tra l'altro, forse è una coincidenza. E lui vuole partire dal basso per creare un bel gioco. E naturalmente nella nostra categoria si riesce meglio perché riusciamo ad uscire e le azioni vengono svolte con un po' più di facilità, forse. Naturalmente con i giocatori del Napoli contro il Napoli, avendo strutture. È proprio il fatto fisico. Esattamente, sì, abbiamo sofferto questa cosa qui, poi l'amichevole con loro tutti gli anni avviene a luglio, quando noi dobbiamo ancora iniziare la preparazione e è tutto un po' più difficoltoso. Ma infatti mi hanno detto che alcuni di voi si sono incontrati proprio prima della partita, sì, abbiamo... in albergo si sono presentati, sì, no? Compagni di squadra. Un briefing, se si vuole chiamare briefing, è stato un caffè in albergo, no? in albergo lì a Di Maro. E abbiamo conosciuto tre nuovi compagni che
sono stati appunto acquistati ora, e è stato un attimino di ritrovo, sì, per divertente anche questo, no? Perché voi non avete dobbiamo cominciato giustamente. Dobbiamo fargli un applauso per la grande partita che ha fatto ieri, devo ringraziarlo perché è stato gentilissimo. Facciamo tutto a volo, tanto oggi è una serata così, quindi ti salutiamo, ti ringraziamo. È stato un piacere, Paolo, grazie. Grazie. Lascia qui il microfono, entra un portiere scarsissimo al posto tuo, Guido Caglione. Esce un portiere forte. Esce un portiere, peggioriamo clamorosamente. È un portiere pure lui, ma no. Ciao, ciao. Ciao Ale, ci vediamo in albergo. Vabbè, facciamo Guido qui, dai. Non complichiamo troppo. Guido qui. Guido Caglione arriva e vai un po' di messaggi. Andiamo con un po' di messaggi perché abbiamo mandato abbondantemente la conferenza di Spinazzola e ci arrivano un po' di messaggi proprio su Spinazzola. Il primo messaggio di Fabrizio che dice: a me non convince l'idea di Spinazzola titolare inamovibile a sinistra. Conte ha vinto con Hakimi e Perisic, Spinazzola come alternativa è un lusso, ma come titolare con Olivera come riserva non lo convince affatto. Non lo convince, ma se sta in forma come sta in forma adesso e la sua condizione sarà buona per tutto l'anno, per l'interpretazione del ruolo secondo me è titolare. Poi vediamo chi sarà l'altro, non credo Mario Rui, non credo tanto nemmeno Olivera, se non in qualche circostanza, sai, qualche partita un po' più difensiva, non credo nemmeno Zerbin per il momento, quindi potrebbe anche esserci un nome nuovo, questo ancora non siamo in grado di dirlo. Però dobbiamo incominciare ora, ho fatto una serie di passaggi, però la gente vuole sapere, e vado subito da Pierpaolo, ringrazio Guido per essere qui con noi, vado subito da Pierpaolo per fare un po' il punto della giornata, che è stata probabilmente una giornata molto importante per quello che poi è lo snodo principale di tutto il mercato del Napoli, vale a dire la cessione di Victor Osimhen, che potrebbe avvenire nelle prossime ore, nei prossimi giorni, pare solo con contropartita economica, poi si va decisi su Lukaku. Assolutamente sì, assolutamente sì. Allora, anzitutto c'è stato un contatto, un nuovo contatto tra Conte e Lukaku. Questo è importante perché Lukaku ha deciso di aspettare il Napoli, quindi ha messo in stand-by tutte le altre in attesa chiaramente che il Napoli ceda Victor Osimhen. Per quanto riguarda Osimhen, la trattativa pare essersi sbloccata, comunque c'è stato questo viaggio di Roberto Calenda a Parigi, nei giorni scorsi c'è stato, prima del ritiro chiaramente, c'è stato lo stesso Osimhen che è andato a Parigi. Calenda a Parigi di fatto ha parlato con il Paris Saint Germain, ha quasi trovato un accordo per quel che riguarda l'ingaggio, sicuramente sarà molto elevato, ovviamente ha fatto sapere al Paris Saint Germain, perché poi ecco, gli agenti sì fanno gli interessi dei calciatori, ma portano ai club chiaramente anche quelli che sono le volontà della controparte. Il Napoli non vuole contropartite tecniche, vuole soltanto la cifra della clausola rescissoria. Probabilmente il Paris Saint Germain non arriverà ad offrire 130 milioni della clausola, bisognerà fare una trattativa, però se dovesse salire intorno ai 100 milioni io credo che il Napoli potrà cederlo. Guido, ci siamo, è un momento decisivo perché poi non lo so io il Napoli che cosa ha stanziato come budget, quindi non so se adesso facciamo 100, no? Arrivano 100 per Osimhen, si cominciano a fare questi conti, secondo me non li possiamo fare, perché 100 ha speso 40 per Buongiorno, 35 più bonus, spenderà 25 per Lukaku e sono 50, quanti ne restano, quanti non ne restano, quanto possiamo investire, ma noi mica siamo così sicuri che il Napoli ha stanziato solo i soldi di Osimhen per investire in acquisti, può darsi pure che c'è una cifra diversa. Io penso che il fatto che Buongiorno sia arrivato prima mi fa pensare che probabilmente Buongiorno non rientra nei soldi dell'acquisto di Osimhen da reinvestire. Ma sicuramente si sono fatti un'idea teorica, poi l'idea teorica deve tramutarsi in fatti, Paolo. Chiaramente questa, no, dico, diciamo, potrebbe arrivare veramente un altro esterno d'attacco. Assolutamente, si parla ancora di un altro difensore, di un altro esterno. Il centrocampista che potrebbe arrivare, sicuramente ci sono delle operazioni almeno in piedi nella testa di chi sta ridisegnando il Napoli.
Però ripeto, come hai detto tu, un conto è avere l'idea di fare e l'altro conto è avere poi la disponibilità per fare. La trattativa credo che sia andata avanti, le parti si siano avvicinate, però è arrivato il momento di chiuderla, perché sicuramente io faccio una previsione, Paolo, al di là di questo ritiro di Di Maro, io fatico a credere che si vada. Cioè io immagino Osimhen lontano dal Napoli in chiusura di questo mercato, non credo oltre di questo ritiro, perché Lukaku deve arrivare, parliamoci chiaro, deve arrivare, deve fare questa preparazione pure lui, questa preparazione deve incominciare a perdere qualche chilo, perché per carità è un atleta. Però Paolo, non credi che sarà stato abbondantemente allertato, chiamato e Conte gli avrà detto mi raccomando vieni in un certo modo. Ho capito, però teneva non una partita amichevole, ma teneva gli europei agli europei si è presentato non al top dal punto di vista però gli europei... fisico. Però gli europei non c'è Antonio Conte, esatto. Speriamo che abbia questo potere così forte. Si diceva nel mese di giugno che ci fosse già stato un contatto tra Lukaku e Conte, in quel punto Conte gli ha detto vai all'europei, mangia, fai quello che vuoi, dimagrisci un po', sì, assolutamente. No, io immagino che comunque arriverà in buona forma, mi si è considerato che ecco, arrivano degli indizi sulla cessione di Osimhen. Lui ha messo in stand-by tutte le altre offerte, quindi vuole assolutamente il Napoli, sicuramente sentendo Conte, non dico quotidianamente ma spesso, Conte glielo dirà. Spinazzola, Vivenzio, com'è andata questo incontro fra Spinazzola e Vivenzio? Bene, io ho anche strappato un sorriso perché lui non so se ha visto una bellissima dentatura, quindi poi ho fatto la battuta però era chiaramente chiedere i punti deboli non è mai particolarmente felice per un giocatore, quindi ho detto se ne hai, chiaramente ne ha, però ti dico che mi ha un po' sorpreso perché mi aspettavo dicesse gli infortuni, invece ha detto la fase difensiva, però anno dopo anno ci sto lavorando. Da questo comprendiamo che lui si sente molto più un quinto che non più un terzino, perché nel momento in cui dice punto debole un po' la fase difensiva, e allora non sei un terzino a tutti gli effetti, sei un quinto. Parlavamo anche della percentuale, se la fase difensiva... Sì, questo ha microfoni spenti, oggi dopo la conferenza... La percentuale di un quinto, quant'è la difesa, la fase difensiva rispetto alla fase offensiva? Come sto vedendo nella maggior parte delle partite che immaginiamo, no, di fantasia, che il Napoli possa avere un controllo delle operazioni, nella maggior parte delle partite il rapporto per me può essere pure 70-30, cioè un quinto è il 70% delle volte impegnato nella fase di gioco offensiva e il 30% nella difensiva. Poi in certe partite la percentuale si può capovolgere, se sono quelle famose partite che Conte dice, io direi quanto si incudine è stato, quanto si martiglia latte, e Conte dice mettiamoci l'elmetto, praticamente la stessa cosa. Però da quello che dici tu, alla fine poi è un punto debole, per me inizialmente quando l'ho sentito sono rimasto un po' perplessa. Ci può essere pure la partita che dobbiamo andare a fare una battaglia, sappiamo di dover soffrire un po'. E metti Olivera e non metti Spinazzola. Che è più difensivo, però la maggior parte che dovremmo essere superiori da un punto di vista tecnico, perciò Spinazzola per me ne giocherà molte. Poi qui non credo che rientrino i quinti, forse di Lorenzo, se sarà di Lorenzo di 2 anni fa, ma i quinti con questo modo di giocare si cambiano molto. Quindi semmai possono essere altri gli inamovibili, e penso a Buongiorno, penso a Lobotka, penso... forse a Lukaku se viene e Kvaratskhelia, poi per il resto gli altri devono stare lì nelle rotazioni, forse sì. Di Lorenzo se riesce a trovare eppure un Di Lorenzo ballerino, inamovibile ma ballerino, qualche volta braccetto, qualche volta quinto. Ti leggo un altro messaggio. Sottolineo che appunto quando dicevo volevo soltanto chiudere sul fatto sulla questione infortuni, mi sa che lui è un po' risentito di tutta la narrazione sugli infortuni, perché poi diciamoci la verità, l'abbiamo presentato, io sono la prima che l'ha definito un top colpo a parametro zero, con un ingaggio abbassatissimo rispetto a quello con la Roma, soltanto che comunque la stagione scorsa ha saltato ben 15 partite con la Roma, a
quanto pare lui è molto risentito da questa narrazione, che definisce una narrazione della stampa, perché dice: prima dell'infortunio all'europeo avevo fatto circa 77 partite, però sembra sempre che Leonardo Spinazzola fa 10 partite l'anno. Perché secondo me, per Paolo e Guido, perché ha risposto un po' così, un po' piccata, ha ragione, l'abbiamo notato tutti, ma perché? Io provo a immaginare che dopo l'infortunio, per come purtroppo si parla nel nostro mondo, il mondo è rotto, è finito. Sì, allora, sì. Perciò secondo me lui ha accumulato un po' su questo argomento un po' di rabbia. Secondo me la verità sta anche un po' in mezzo, Paolo, perché è vero che voglio dire, qualcuno ci ha ricamato su, no? Su questa, si esagera sicuramente, quindi può tornare quello di una volta, dici tu, si giustifica il suo risentimento, però è anche vero che Spinazzola ha raggiunto dei livelli molto importanti che ultimamente non ha più raggiunto, quindi è vero anche questo, ci sta, forse anche normale dopo un infortunio serio come quello che ha lui, ci auguriamo tutti che tornerà, però è altrettanto vero che non è tornata ancora. Quindi probabilmente la verità è un po' in mezzo. Ma forse più che nell'ultima stagione possiamo parlare della penultima, cioè quella in cui lui rientrava proprio da quell'infortunio avuto agli europei. Lui però ha giocato comunque, nonostante venisse da un infortunio così grave, davvero drammatico, lui comunque ha giocato 26 partite in campionato su 38, ha accumulato comunque parecchi minuti anche in quella stagione. Forse è per questo che ha voluto smentire questa narrazione sugli infortuni, perché poi, ecco, lui ha sempre dimostrato di saper reagire agli infortuni e soprattutto, Paolo, poi tu mi insegnerai, quando uno si fa male, sai, poi così gravemente, tende un po' a tirare il piede. Lui non è assolutamente uno di questi giocatori qui, cioè mentalmente forte al punto da superare gli infortuni anche nella testa e quindi di andare in campo senza tirare il piede. Secondo me è importantissimo questo. Andiamo con un po' di messaggi, chiediamo scusa per le telefonate, però avrete capito che cosa è successo stasera, quindi facciamo un po' fatica, faremo fatica ad ascoltare, quindi domani speriamo bene, perché domani pure è previsto qualche cosa, però domani intanto noi ci organizziamo diversamente a B, ricordo che iniziamo alle 8:10 con noi che siamo sotto il palco a presentare l'incontro con la stampa, poi faremo anche delle domande, l'incontro con la stampa che è un incontro non con Conte soltanto, ma con Conte sì, ma anche con Sandreani, anche con Stellini, anche con Oriali, quindi giornalisti, una quindicina di domande e poi anche qualche ragazzo farà, il tifoso farà le domande, sì, sarà una quindicina di domande divise fra questi quattro protagonisti, quindi un 2-3 domande a testa, non vi dico, io mi sono già prenotato per la mia domanda, non la farò a Conte, con Conte oramai abbiamo già fatto ho fatto già la domanda che gli volevo fare, ho avuto la risposta a distanza di pochi giorni, va bene così quello che mi ha risposto, però fare una domanda a un suo stretto collaboratore, sempre ovviamente territorio nostro, cioè carattere tecnico-tattico, per vedere poi dopo nella trasmissione se possiamo introdurre qualche altro tema sulla base anche di quello che stiamo vedendo, perché che cosa stiamo vedendo di fatto, ribadiamo, 3-4-3 sì, va bene, chiamiamolo così, però con i due esterni che vengono molto dentro il campo, e quindi questo apre a un dibattito anche sulle caratteristiche di tutti gli esterni, chiamiamoli esterni, chiamiamoli trequartisti. Spinazzola li ha chiamati i numeri 10. I 10, quindi una, quindi ci ha fatto capire che non sono gli esterni, ma sono più dei trequartisti, col quindi numero, 2-1. Esatto, col numero di Spinazzola sembrano più trequartisti. Quindi speriamo che abbia visto queste cose, sentito queste cose Raspadori e possa essere l'anno suo, no? Perché noi dobbiamo sempre congelare un giudizio definitivo su Raspadori, quando poi troverà la posizione sua, giocherà 10 partite da titolare. No, aspetta, perché fa? Perché male? Giocherà 10 partite da titolare in una posizione, diciamo, molto adatta alle sue caratteristiche, poi potremmo possiamo dire bene o male. E tu già volevi andare su male. No. messaggio di Daniele che dice: alcuni vecchi acquisti come Lindstrom, Kajus, è nato in un contesto buono come quello che sta creando Conte, magari impiegati nei loro ruoli possono dare molto di più al Napoli e potrebbero essere già 2-3 acquisti nuovi, tra virgolette, gratis. Io non sono in grado di rispondere, se voi siete in grado, perché per Paolo e Guido e anche Claudia, noi siamo in quattro qua stasera e siamo in quattro che abbiamo visto ogni minuto di ogni allenamento. Voi potete fare quello che volete, voi potete pure girare tutte le trasmissioni, però vi garantisco che in giro ci sono
tante trasmissioni con tanti colleghi che poi non so che cosa fanno, passano delle giornate forse migliori delle nostre, però al campo non li, vedo, non li vediamo mai. Noi invece al campo ci siamo dal primo minuto all'ultimo minuto di tutte le sessioni di allenamento, io ci sto sempre, per Paolo, Guido ci stanno sempre, dite la vostra alla, sulla domanda. La puoi riassumere per favore, l'ho dimenticata io. No, no, che semplicemente Caius, Nathan, Lindstrom, cioè quelli che sono i vecchi barra nuovi acquisti, potrebbero essere dei veri nuovi acquisti in un contesto come quello di Antonio Conte. Ma sicuramente la stagione passata, a proposito di congelamento, mi sento di poter dire che anche il giudizio su questi calciatori va un attimino congelato, però è anche vero, almeno da questi primi giorni stiamo vedendo delle differenze, diciamo, a livello qualitativo, mi sembra di poterle evidenziare, no? Rispetto a qualcuno di questi calciatori paragonato a qualche a cioè qualche... tu credi che Østigard, Nathan, Caius facciano fatica? Io credo che Østigard e Nathan siano sul piede di partenza, francamente, perché mi sembrano un attimino indietro rispetto agli altri, meno considerati degli altri, li vedo anche un po' meno concentrati degli altri, il che potrebbe essere Østigard un sintomo del, di, quella che, di quello che è il futuro che li aspetta. Allora, infatti, Nathan non sappiamo molto, Østigard, dove Paolo c'è la notizia? C'è il Torino e c'è il Ren, tra l'altro dovrebbe perdere Pongracic, aveva preso Pongracic da Lecce, invece Pongracic potrebbe andare alla Fiorentina e quindi serve il centrale al Ren, che ricordiamo ha perso Teate, che è andato in Arabia da Pioli. Non c'è andato più lui, da però Pioli non c'è andato più. Pioli non c'è andato più, ma per colpa di Benzema, pare. Sì, Benzema voleva l'allenatore francese, quindi ha preso Blanc. Sì, assolutamente sì. Non solo pigliano quegli ingaggi, comandano pure. Comandano pure. Ha fatto prendere anche Kanté, adesso comunque sta provando a far prendere un po' una colonia francese, no? Alla Littiade. Per fare un po' di piacere a qualche amico, di fare guadagnare qualche bel soldino e non sentirsi più solo. Possiamo dire questo calcio, Paolo, non ci piace minimamente quello arabo, intendiamo. Mi sono, guarda, quando trasmettevano quello cinese, mi incuriosì, lo guardai un po'. L'arabo ha mantenuto una posizione ferma, non mi sono mai visto una partita, qualche volta 5 minuti e cambio. No, io pure, io l'ho vista, devo dire che l'ho visto, però il problema è che se prendi 2-3 giocatori, 2-3 stelle, in una partita ce ne saranno 5-6 di giocatori buoni, gli altri comunque sono calciatori che non giocano neanche, alcuni neanche nelle nazionali. Ma infatti il problema è questo che a volte vedi delle formazioni dove ci stanno 2-3 giocatori, soprattutto poi attaccanti, esatto. I difensori e i portieri non sono granché e quindi fanno attaccano contro difensori come se gli attaccanti Benzema, Ronaldo, Mané, giocatori top contro difensori di Serie D. Cioè, non c'è più equilibrio, infatti Ronaldo ne ha fatti 40 lì e poi non ha segnato agli europei. Claudio. Messaggio di Peppe da Sorrento, dice: penso che in ritiro ci siano troppi giocatori che non fanno parte in realtà del progetto, diventa fondamentale ridurre l'organico all'essenziale per poter consentire a Conte di lavorare al meglio, dice, e poi conclude: il problema è che piazzare alcuni colpi in uscita non è molto semplice. Questo l'abbiamo un po' preannunciato, sì. Quando l'anno scorso le cose non andavano bene, che non sarebbe stato semplice, che la difficoltà principale per il Napoli sarebbe stata piazzare questi giocatori che avevano due problemi. C'è anche qualcuno interessato a loro, però intanto hanno degli ingaggi alti e vengono da una stagione negativa. Le due cose messe insieme rende molto difficile la collocazione di questi giocatori. Il Napoli sta tirando la corda il più possibile, poi alla fine, secondo me, mi dispiace, mi auguro di no, perché mi auguro che il Napoli possa fare l'incasso maggiore per poi prendere i giocatori migliori. Però alla fine, secondo me, qualche pizzicotto sulla pancia significa quasi regalarli, partecipare all'ingaggio in qualche caso, secondo me sarà necessario, sarà obbligatorio, altrimenti veramente, poi come diceva l'amico, ti rimangono 30 giocatori e diventa poi difficile quando bisogna andare a chiudere con gli allenamenti. Sì. Che precedono le partite, no, ma diventa difficile anche per loro stessi, perché poi non puoi venderli più perché si svalutano, non giocherebbero praticamente mai, si svalutano completamente. Paolo, e poi c'è anche il fatto che Guido ne faceva cenno, per carità, tutti professionisti, però ragazzi, non quando senti di essere coinvolto in un progetto, poi ti alleni sempre bene, però quando senti coinvolto in un progetto c'è una cosa, quando stai là che fai fatica e sai che in quel progetto tu non ci stai, è umano, non è poco professionale, è umano che tu
formulare qualcosina, per esempio, di tutti, secondo me è evidente Mario Rui, di quelli che chiaramente li fa anche movimenti, si applica, ma non con la stessa intensità di uno Spinazzola che viene qui chiaramente per voler fare di un titolare che vuole, esatto, Mazzocchi che vuole a tutti i costi tentare in questa prima parte di ritiro dove non c'è Di Lorenzo guadagnarsi una stima. E concludo sul discorso di prima, che era Caiust è nata nell'Instrom, degli allenamenti che dici che noi vediamo, io al massimo ormai faccio un ritardo di una decina di minuti, me lo consentirete perché poi a volte fanno tutte le corsette iniziali, c'è il riscaldamento, sono comunque 7 anni di ritiro un minimo, abbiamo capito certe dinamiche, voi poi siete più puntuali di me, io sono donna, voi siete uomini anche giusto così. Ma ho visto Nathan a colloquio con Gianluca Conte, con Gianluca che gli spiegava la postura del corpo che lui sbagliava, anche che Nathan lui è un giocatore che secondo me poi andrà in prestito e quindi potrebbe poi tornare, infatti, probabilmente, però questo per dire come è un giocatore sul quale si può e si deve lavorare, perché l'anno scorso è arrivato in un contesto buttato così, è arrivato a un campionato brasiliano molto difficile tatticamente, non a livelli chiaramente questa della si chiama Serie A. Tattica però, individuale, importantissima. Infatti sulla tattica individuale c'è bene del Paolo, si sta lavorando molto, non tanti allenatori ci credono oramai alla tattica individuale, c'è quella generale che la fanno tutti, però quella individuale la fanno pochi. Individuale è fondamentale, perché poi a volte stai tu che la devi risolvere una situazione. Io ho visto anche con Rafa Marini. Però fatemi dire una cosa, è vero che è giusto giustificare, no? la passata stagione, però mi sento di poter dire che comunque i movimenti di mercato che si sono fatti e che probabilmente non sono ancora conclusi, e quello che stiamo vedendo sul campo in questi primi giorni di ritiro ci fanno capire chiaramente che comunque non c'è questa grandissima considerazione di utilizzare questi calciatori per la prossima stagione, cioè mi sembrano chiaramente calciatori destinati ad uscire, però, sommando le due cose. Chiudiamo questo momento di trasmissione dicendo che però non è ipotizzabile che improvvisamente fra quanti giorni saremo a Castel di San, fra una settimana? In una settimana tutti questi casi, chiamiamoli così, mica si risolvono tutti. Già se se ne risolvono un paio qui, un paio a Castel di San e un paio a Castel Volturno quando sarà iniziata la stagione e forse anche il campionato, se se ne devono risolvere 6 o 7, qualcuno. L'anno scorso vi ricordate che abbiamo iniziato due anni fa abbiamo iniziato il campionato con un as l'anno scorso, ma non mi ricordo chi, ma c'è sempre qualche Raspadori giocatore Raspadori e Simeone, gli acquisti proprio dell'ultimo, quindi non si riesce a risolvere tutto. Purtroppo il mercato chiude tardi e tutte le società quasi si dimenticano che poi arrivano gli impegni ufficiali, perché dicono a fronte di un impegno ufficiale che non affronto con l'organico quello definitivo, però io intanto che devo fare per tenere l'organico definitivo ci devo perdere milioni e milioni, esatto, e quindi temporeggio. In entrata si strappano delle condizioni migliori e in uscita poi invece puoi pensare che qualcuno alla disperata ricerca di un giocatore in quel ruolo possa poi soddisfare le tue richieste. Se no, agli ultimi giorni fai quella che non ti piace, ma la fai agli ultimi giorni, intanto se la fai adesso quella che non ti piace poi non si può mai sapere, usciva l'occasione buona, intanto l'hai già fatta come non ti piaceva. A proposito di mercato, Paolo, su YouTube ti chiedevano un parere su Brescianini, perché notizia di ieri dell'inserimento del Napoli, in realtà il ragazzo già era stato accostato, era molto vicino all'Atalanta, però sembrerebbe essere in fase di stallo questa trattativa, il Napoli sta provando ad inserirsi. Ragazzi, devono uscire i giocatori oramai, perché mo viene Brescianini, viene pure Brescianini, e intanto mo arriverà pure Foloruscio, c'è Caiust, che facciamo? Se esce qua, per me Brescianini è un giocatore che viene solo, penso, se esce Caiust. Non credo ci siano. Quindi non credi al quinto, considerando che Gaetano al quinto, ma non mette nella batteria. Il quinto nel gioco delle coppie, ovviamente Anghissà, Foloruscio, lo botta Caiust e ci siamo. Però il quinto, quindi non credi ad un colpo a centrocampo? Non lo so, io forse credo che più un credo che non lo esperienza che non lo fa, ma non credo che lo fanno Brescianini, cioè non lo fanno adesso. Come diciamo spesso che lo prendiamo come esempio, Emre Can sul finale un'offertissima, oppure un altro giocatore di esperienza che Conte conosce, si fida e quindi lo porta come quinto, ma Brescianini mi sembra
un ennesimo buon giocatore, però che poi non riesce secondo me a prendere la titolarità o a dare il sacco in mano allo Bocca. Scusa, una domanda semplice, Brescianini italiano? Sì. Benissimo. Follow Russia italiano. Sì. Brescianini ha giocato da centrale e dietro alle punte. Sì. Perché è stato chiamato follow Russia? Ha fatto più gol follow Russia, ha fatto più assist follow Russia, si è salvato follow Russia e non si è salvato. Ora sarà bravissimo Brescianini, però io lo vedo in competizione con follow Russia, quella casella la occupa follow Russia. Faccio fatica a capire, perché poi con Kajust non, le caratteristiche sono diverse, quindi non la capisco tanto questa cosa, vediamo se la fanno, avranno avuto le io, loro... Io Paolo ho la sensazione che sia tanto una cosa uscita dalla gente, diciamo dall'entourage del giocatore, per strappare un contratto migliore, no? All'Atalanta, oppure magari stesso dal Frosinone, no? Che può, di solito succede così nel mercato, una notizia fatta uscire dell'inserimento del Napoli, il Napoli è forte su Brescianini, ma poi in realtà di concreto non c'è nulla, vogliono solo strappare qualcosina di meglio all'Atalanta, che poi sembra destinata ad andare all'Atalanta. Claudia? Allora, un altro messaggio di Angelo che dice: vogliamo mettere un po' di dubbi su Chiesa, perché dice Allegri non gli ha mai fatto terminare una partita per problemi fisici, quindi uno mi sa contro l'eventuale arrivo di Chiesa, e quindi poi chiederò l'intervento di Pierpaolo su Chiesa, perché poi moltissimi Chiesa sinceramente devo dire è un'idea stimolante, perché è un giocatore forte, certo, con grandi potenzialità, mai messe tutte quante sul campo per un periodo lungo, però le potenzialità sono enormi. Io non credo che il Napoli lo vada a prendere, poi se lo prende Conte ci crede molto, vuol dire che... Però anche lì esce qualcuno, perché... Ma lì deve uscire più di qualcuno, perché innanzitutto Chiesa, il miglior Chiesa si è visto a sinistra e lì c'è che va la scheda, quindi verrebbe in una... va via per andare a giocare in una squadra che lo utilizzerebbe sulla destra, che non è che non gioca bene, ma non è la sua posizione preferita. Prima cosa per la quale non ci credo tanto, seconda cosa è l'ingaggio, che lui vuole addirittura aumentare a 5 milioni di ingaggio, se cioè, per trasferirsi rinunciare all'ingaggio della Juventus evidentemente chiederà 6-5 milioni. Mi sembra 6. Tanto quella là, mi sembra tanto quella, che è un bel titolo, è un bel titolo, no? Chiesa, Raspadori, scambio, mi sembra poco facile da concretizzare. Ci dobbiamo per me? No, 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 per me quando dici poco sei ottimista. Io no, dico poco perché potrebbe esserci un Conte che sì, non lo sappiamo, e dice guarda prendetemelo. Ok, però noi dobbiamo essere anche realisti. Ma noi, guarda Guido, noi eravamo molto più determinati su alcune cose. No ragazzi, questa cosa non è nei parametri del Napoli, questo giocatore non è il tipo di giocatore, questo è un tipo di ingaggio che scordatelo col Napoli, lo potevamo dire. Ora con Conte certe volte freniamo un attimo. Siamo d'accordo, io non lo escludo categoricamente, però se come sembra dovesse arrivare Lukaku sarebbe il primo maxi ingaggio quasi al di fuori della portata, ok, quasi, diciamo all'Osimhen. Ma il Napoli è in grado di sostenerne un'altra? Perciò domanda. Dicevo, forse Conte ne ha chiesta una. Ok, visto che comunque, voglio dire... Ma Conte l'ha chiesta pure con un bel ragionamento. Per rinnovare un Kvaratskhelia e non a quelle cifre. Però Conte l'ha chiesta, ha detto, guarda, io vengo. Ok, ma so che punta. So che tu mi togli Osimhen, okay. Però ragazzi, qui non scherziamo, è un ruolo importante. Okay. In questo caso fammi l'eccezione. Ma per Chiesa, dice Tom, fammi l'eccezione per Chiesa. E quello gli può dire, vai a tenga Politano, tenga Angoni, tenga Raspadori. No, poi parliamo tanto di questi esterni che vengono molto in mezzo al campo. Chiesa ha dimostrato che nel traffico non esprime al meglio le sue potenzialità in zona centrale. Quindi ecco, l'amichevole di ieri può essere un indizio del non arrivo di Federico Chiesa. Sì. Pubblicità. Perdete domande. Vai, mantenimi Claudia. Allora, io volevo fare una domanda agli esperti qua del settore. Quello che chiedevo è per voi, se fra un mese, penso che ormai mancherà pure qualche giorno da domani, perché a inizio campionato, senza infortuni, io parlo della rosa attuale, di quello che ci sono, non mi interessa chi arriva e chi deve andare via. Fra un mese i tre acquisti nuovi partiranno titolari nel calcio di Conte, bravo, nella prima partita. Vabbè, prima partita. Dico, saranno tre titolari, i tre acquisti. Voglio intendere Marin,
Buongiorno e Spinazzola. Ti do le percentuali. Bella domanda. Ti do le percentuali. Buongiorno 100%. Spinazzola 80%, Marin 40%. Sì. Ah, Marin 40%. In questo momento, poi lo guarderà. Un'altra mezza domanda. Matteo Politano Conte non ha funzionato a Milano, voi che dite? Però gli era 3-5-2 e quindi non c'è proprio il ruolo per lui come esterno, nel 3-5-2 soltanto due punti e qui invece sarà 3-4-3, alla fine i tre davanti sono gli stessi del 4-3-3. E ma come partirà poi? E per il momento sta facendo questo. No, 3-4-3, per adesso sto facendo 3-4-3. Grazie assai. Okay, prossimo. Ciao, grazie. Io ieri ho assistito alla partita con sì. Il tuo nome? Angelo, ciao. Di San Felice a Cancello. E niente, l'impressione mia è che la Naune sembrava il Napoli e il Napoli all'inizio sembrava una squadra di prima divisione, nel senso che... Addirittura? No, è la mia impressione. Ma perché? Perché vedevo che i calciatori del Napoli erano pieni di forza, di attaccare, eccetera, mentre i calciatori e la squadra della Naune la vedevo più organizzata. Non lo so, noi abbiamo parlato prima con un ragazzo che gioca nella Naune, si erano conosciuti poco prima, hanno fatto quello che potevano, si sono difesi, il Napoli mancava la brillantezza per fare qualche gol in più. Non penso che sia andata così. Sono partite l'inizio stagione la mattina e se è stata la mattina. Sì, la mattina ieri pomeriggio. La mattina hanno corso 5, 6, 7 chilometri. Ah ecco, quindi era pure la stanchezza. Assolutamente. Sì, sì. Grazie. Vabbè, è stata la mia impressione. Grazie assai. A lei. Claudia. Allora andiamo con altri messaggi. Francesco da Napoli dice: Paolo, ma non ti sembra eccessivo dare 7 milioni a Romelu Lukaku, un giocatore nettamente una parabola discendente della sua carriera? Ragazzi, se Conte è convinto che Lukaku possa fare una quindicina di gol, fare salire la squadra, fare la sponda per gli inserimenti per i compagni, mi sembrano soldi giusti. Quindi 7 milioni perché è funzionale, perché alla fine va anche a occupare quella casella dei 10 però milioni cosa, di Osimhen. Questa cosa è giusta, non è giusto dare dei soldi a un calciatore. Ma infatti secondo me... tutto è un rischio. Sì, tutto secondo è un me rischio. Bisogna uscire dal campo del giusto e ingiusto, entrare nel campo utile e inutile. Se i 7 milioni di Lukaku è il centravanti prescelto da Conte, Conte sa che con lui girerà tutta la squadra, senza di lui gli metti un altro attaccante e non fa lo stesso campionato perché la squadra gioca in un altro modo, allora quei 7 milioni non valgono. Ma Lukaku dietro, vale tutta oggi, una squadra come gioca con sono, Lukaku. Oggi dietro ci sono dei ragionamenti che alzano il livello di probabilità di una buona riuscita di una cosa. Le certezze nel calcio non ci sono. Il ragionamento, come dicevi tu, di Conte è che lui un po' di gol li farà. Farà salire la squadra, farà sviluppare bene negli sì. ultimi metri l'azione. Poi se la cosa non riesce, fa parte del rischio che c'è in tutte le operazioni del calcio. Può darsi pure che ti tenevi Osimhen a 10 e Osimhen si infortunava come si è infortunato sì. altri ma anni. Ma giusto è ingiusto, a noi non interessa onestamente. No, cioè, poi... l'anno scorso Osimhen per carità ci ha fatto vincere uno scudetto, lo adoriamo. A 10 milioni. Però l'anno scorso sì. con un giocatore che ha guadagnato 10 milioni siamo arrivati decimi. Quindi... un altro fattore a favore di questa operazione secondo me è il fatto che ti permette di posticipare l'investimento sull'attaccante al prossimo anno, quando i club chiaramente magari tra virgolette dimenticano che hai in cassa i soldi di Osimhen, quest'anno chiaramente ti prenderebbero tutti per la gola, mentre il prossimo anno potresti strappare delle condizioni più vantaggiose, senza dimenticare Paolo che poi volevo aggiungere, oggi abbiamo visto un po' di partitina senza le porte, partitina a pressione sull'intensità. Il ruolo del centravanti è proprio quello di Lukaku nelle squadre sì. di Conte, cioè anche oggi in allenamento io vedevo lo stesso collaboratore Stellini prima, Conte, Gianluca Conte dopo, per far partire l'azione davano palla direttamente all'attaccante spalle alla porta affinché lui riuscisse a difenderla e far inserire i trequartisti. Questo tuo ragionamento che è molto corretto porterebbe a una conclusione che è difficile da far capire
a tutti quanti che per caratteristiche, cioè Osimhen è nel meglio della sua carriera, Lukaku no, quindi Osimhen, Lukaku, tutti quanti noi diciamo se potessi scegliere sceglierei Osimhen. Per caratteristiche però al gioco di Conte Lukaku maggiore Osimhen. È più adatto, sì. Lukaku, perché quella difesa palla, quella sponda per gli inserimenti non è fare non di Osimhen. Non è il pezzo forte proprio di Osimhen. Poi fa 25 gol, piglia i rigori che no, ma secondo me non è proprio il repertorio di Osimhen, perché poi a Napoli gliel'abbiamo visto fare pochissimo. Tant'è quel, vero, quel centravanti box. Qualcuno mi diceva, ma io questo però l'ho bocciata come teoria, dice ma Conte aveva il carisma per convincerlo Osimhen. Non l'ha voluto fare perché non gli piace. No, io non sono di questo, non sono assolutamente. Paolo, in coda al tuo ragionamento, si può dire. Non è il mio. Si può fare un ragionamento. Non ho capito quello di prima, dico. Si può fare anche una riflessione sulle riserve, sugli attaccanti di riserva. Cioè possiamo dire che per caratteristiche sempre sia Simeone che Dira non rispondono a quelle caratteristiche. Sì, sono giocatori che. Per fisicità, hanno una buona fisicità, però non quella dirompente che serve per il calcio di Conte. Tant'è vero che si parla della possibilità che arrivi un Lucca. Altro tipo di calciatore, tipo Lucca, per esempio. Tipo Lucca, via. Però non lo so, secondo me lavorandoci per caratteristiche uno come Simeone, ci la struttura lavorare. Ce l'ha, cioè può tenerlo in organico. Vediamo, questa è una decisione di quelle che secondo me arriverà più avanti, anche perché poi. Conte che Simeone e Khedira avranno sicuramente mercato. Sì, sono due sì. giocatori che hanno sì, un buon sì, mercato. Sì. Soprattutto Khedira può cederlo nuovamente in prestito per poi magari. Ma poi per Simeone ci sono squadre buone. Sì, esatto. Simeone lo devi cedere per forza a titolo definitivo, chiaramente, perché non accetti prestiti. Lì. Messaggi per Paolo, Claudio. Sì, te la leggo io uno perché stiamo parlando di attaccanti. Francesco ti chiede ancora su Lukaku. Lukaku devo dire piace a pochi, ormai. Lo so. Perché però... hanno tutti negli occhi l'ultima stagione. Non è. Visto, vabbè, però, dimentichiamo che pure Osimhen a Napoli quando è arrivato è stato detto tutto e il contrario di esatto. tutto, ma molto negativo molto, è stato il giudizio di Francesco preferirebbe uno come Jimenez e Sesco, però qui ecco dobbiamo ripetere il discorso sulle caratteristiche. Jimenez e Sesco sono ottimi attaccanti, ottimi prospetti. Sesco, se vedessi un po' di più la porta, per me è veramente fortissimo. Sesco forse piano piano, ma grande struttura... esperienza può somigliare esatto, per esatto. fisicità può somigliare. Jimenez non ci azzecca proprio niente no, con è il uno gioco più che partecipa al gioco. Esatto, anzi nel 3-5-2 Contiano cioè, farebbe più la seconda punta che la prima. Si muovono tutti gli altri e devono avere questo riferimento nella prima la punta. La boa. Dietro c'è il tourbillon e il riferimento deve essere la prima punta per consentire a quello di entrare, a quell'altro di entrare, a quell'altro di fare... A quei 10 che citava Spinazzola. Per esempio perché io anche gli esterni. Dicevo che a me piace Gaetano e con Lukaku Gaetano si potrebbe trovare benissimo perché Gaetano se ci fa le case appena riceve palla quella zona di tre quarti scarica di prima sulla prima punta e poi si inserisce e poi per si ricevere inserisce subito sì. Quindi lì con Lukaku che gli fa la sponda bene potrebbero lui, passaggio e poi immediatamente sì. attacca la porta attacca sì. lo spazio ce l'ha proprio di suo. Ti leggo un altro messaggio da parte di Roberto da Napoli che ti chiede ipotizzando anche l'acquisto di Hermoso, quale sarebbe la difesa titolare dal momento che ha visto che Rachmani è stato provato da Conte come centrale, quindi lui ipotizza alla fine il centrale è Buongiorno, sulla sinistra Hermoso, braccetto sinistro e sulla destra però lui ipotizza Rafa Marin, quindi Rachmani poi ovviamente fatto fuori perché lo vede come centrale o quantomeno l'ha provato fino a questo momento centrale. Io credo che in questo momento con i giocatori che abbiamo se dovesse arrivare in questo momento è facilissimo fare il terzetto, però io non vedrei titolare né Juan Jesus né Nathan e quindi vedrei Rafa Marin con quelli che ci sono oggi e sto dicendo Rafa Marin, Rachmani centrale perché devi sì. poi spostare Buongiorno a sinistra. Poi se troviamo il sinistro titolare o se diventa titolare Oliveira del braccetto sinistro si sposta Buongiorno centrale che credo che l'idea di Conte sia questa e a quel punto incomincia il ballottaggio. Ti faccio una Rafa domanda? Marin Rachmani. È inipotizzabile eventualmente Rafa Marin che l'abbiamo visto anche con la Spagna una difesa a 4 però ha giocato come centrale di sinistra, ha fatto tra l'altro anche il braccetto sinistro, è inipotizzabile domanda proprio in termini di organizzazione, di uscita, di costruzione un destro mancino destro
quindi nel senso Rafa Marina ha giocato un po' a sinistra, sì, ha giocato anche a sinistra. Quindi allora Rachmani, buongiorno Rafa Marina. Allora, Rafa Marina, dobbiamo dire una cosa, Paolo, che lui preferisce giocare sul lato destro. Chi? Rafa Marina. Però ha giocato con la Spagna e con l'Alavés tutto a sinistra. Sì, no, però il suo gradimento è quello di giocare un momento. No, perché se no diciamo sta cosa non è uscita. Vai. Se parliamo di una difesa a 4, noi abbiamo avuto Kim, abbiamo avuto Koulibaly, dei destri sul centro-sinistra e non succede quasi nulla. Nello sviluppo di una difesa a 3 che si allargano molto i due braccetti, mettere un destro sinistra a destra ne parliamo proprio. No, sinistra a destra è. Ma pure un destro a sinistra proprio per uscire bene, per far arrivare la palla sul piede. Sì, per far arrivare la palla sul piede per poi aprire il gioco, è meglio che a sinistra ci sia un mancino. Ne teniamo 3 in questo momento e può arrivare pure Hermoso. Buongiorno. Però veramente alle volte ha giocato anche da terzino sinistro proprio Rafa Marina. Proprio qua a 4. A 4 da terzino sinistro. Delle prove a 3 le ha fatte soltanto con la Lavezza nelle amichevoli estive. Sì, però è un po' un caso limite che tu poi c'hai un... Visto che i compiti nell'impostazione, non è che stiamo parlando più del libero e degli stopper, dove il centrale doveva avere più tecnica. Qui la tecnica la devono avere tutti e 3 per iniziare l'azione. Quindi mi sembrerebbe strano che tu hai un mancino e lo metti alla destra di quello destro che lo metti a sinistra di quello, cioè mi sembrerebbe un po' strana come composizione mettere un destro mancino destro, mi sembrerebbe un po' strana. No, sono d'accordissimo. Paolo, ti leggo un messaggio da YouTube perché così completiamo anche il discorso attaccante 10. Marco dice: sentendo che ho pensato a Kvaratskhelia, sentendo tutto il nostro discorso su Lukaku, il centravanti boa, secondo voi gioverebbe della presenza di Big Rom, il georgiano, a meno profondità di Osimhen, chiaramente Lukaku, ma magari aprirebbe delle praterie per Kvaratskhelia? Ma io credo che il problema è questo, capire che ce l'ha l'attacco alla profondità. Se noi giochiamo 3-4-2-1, capire Kvaratskhelia non si discute, l'altro, ma anche Kvaratskhelia può segnare di più, e l'altro deve essere quello che ha più gol, perché qui non si tratta tanto poi con Lukaku centravanti, si tratta di trovare quello che, approfittando della sponda di Lukaku e delle caratteristiche di Lukaku, mi va in doppia cifra. Cioè io voglio che i due, Kvaratskhelia ci va, ma ci deve andare ancora di più in doppia cifra. E l'altro, che sia Politano, che sia Raspadori, che sia Angon, devono essere persone in grado di andare in doppia cifra. Cioè devono avere un oppure grande film con i gol. Dall'altro perciò lato, messi tutti insieme, possono arrivare ai 10. Magari Politano, Angon, Se si dividono i minuti, poi non gli puoi chiedere di arrivare a 10 gol se li dividono per 3. È chiaro, però io dico che Raspadori, ma anche Gaetano in quella posizione, sono giocatori che hanno parecchi gol nei piedi. Eppure Ngonge, onestamente, Ngonge è uno che ha parecchi gol nei piedi. Ci fermiamo, pubblicità. Andiamo con l'ultima di Pierpaolo, l'ultima di Claudia. Un commento veloce. Ok, Antonio ti dice: buonasera ragazzi, quest'anno secondo voi chi batterà le punizioni e i calci d'angolo? E poi ci saranno le uscite di Mario Ruiz e di Mario Rui e Politano? Non avere specialisti è sarà lo stesso un limite, messaggio, perché pure a me diceva, uscendo Zielinski e Mario Rui, il Napoli perde degli specialisti proprio su punizioni, su palle attive. Kvaratskhelia ha fatto un grande gol, una delle ultime partite. Sì. Penso sul centro-sinistra per il destro Kvaratskhelia è il favorito. Dall'altra parte penso Kupo Miners, se no le dovrebbe fare con Mancino, Kupo Miners. No, si vede con si batte tutto lui. Batte tutto mi lui. Consolerei, vai, mi vado. Consolerei. Però allora, anche a questo nostro spettatore potremmo rispondere Gaetano, Gaetano pure perché, le batte molto bene. Perché le batte molto bene. Messaggio. A Gaetano non gioca probabilmente se non gioca esatto. Problema, come gioca a Kvaratskhelia gioca Gaetano. Gaetano sul centro-destra faccio fatica ad immaginarlo. Messaggio di Marco. Dice che è rimasto un po' deluso dal mancato utilizzo di Popovic in questa amichevole contro la Naone. Non è entrato proprio Popovic. Non è entrato.
oggi è entrato nella partita perché è uscito Politano, quindi poi sì. È entrato lui. E ragazzi, non mi sembra ancora prontissimo, se per usare un eufemismo. Bisogna lavorarci un po', è promettente, bisogna lavorarci. Secondo me forse invece di buttarlo in una B dove giocherebbe poco, forse è meglio veramente farlo lavorare con la primavera. Si fa un bel campionato primavera, sta con la prima squadra, si allena con la prima squadra e vediamo qual è il processo di crescita di questo ragazzo. Grazie a Pierpaolo Matrone, Guido Gaglione. Buonasera a tutti. Claudia Vivenzio. Ciao Paolo, grazie per questa puntata emozionante. Faticata, abbiamo dovuto veramente inventarci. Grazie a tutti anche per la pazienza, perché poi ho visto che comunque ci hanno seguito in tantissimi, quindi grazie a tutti. Grazie, allora l'appuntamento è per domani, però adesso c'è il film e poi c'è la replica di questa trasmissione. Domani che cosa succede? Partiamo alle 19.50 con me, con Pierpaolo e Claudia, che vi presentiamo questo appuntamento con Conte e con gli altri dello staff tecnico. Ascoltate le domande, tutto questo incontro staff tecnico, giornalisti e un po' anche di tifosi, e poi parte la nostra trasmissione alle 20.55 come tutte le sere qui da Di Maro. Un saluto da parte di Paolo Del Genio, buona serata a tutti.